Arthur, ancora un po' di tè? Ma io penso che sia un'ottima idea, Lord Tosco. Versi pure, grazie. Il tè di oggi non è più il tè di un tempo, Mr. Chiambretti. Parole sante, anche perché il tè di un tempo ce lo siamo già bevuto. Ha ragione, Mr. Chiambretti, ma tutto oggi non è più come un tempo, neppure il tempo è più il tempo di un tempo. Lord Tosco, posso permettermi di versarle ancora un po' di tè? Oh, yes, Mr. Chiambretti, ben gentile. Ecco. Va giù come l'olio. Grazie. Lei pensa che i nazisti riusciranno ad entrare prima o poi nella nostra vecchia London? No, io credo fermamente di no. Ci penserà a fermarli la nostra aviazione, la nostra... L'aviazione di Vallone. Oh yes, e se non basterà l'aviazione ci penserà la nostra contraerea. E come lavora la nostra contraerea? Lavora così. Urrà! E se non basta la contraerea ci penserà la nostra artiglieria. E come lavora la nostra artiglieria? La nostra artiglieria lavora così. Molto bene, se non bastasse la nostra artiglieria, sì, lavoreremo con le mine di profondità. Benissimo, e come lavora la mina di profondità? Come sa? E se non bastassero tutte le nostre armi, ci penserà la nostra tradizione, la tradizione inglese e il nostro tè. Chi è? Lei, Tosco, mi ha leggermente macchiato. Oh, è vero, I'm sorry, Mr. Chiambretti, ma... io, purtroppo, sto invecchiando e non ho più i riflessi di un tempo. Non sono più quella testa calda di un dì. Ma non dica così. Ah sì, sì, sono tornato la testa calda di un dì. La guerra rovina tutto, ma non il nostro humor. Oh no, e la guerra finirà, così come è finita la crisi del 32 a Wall Street. Me la ricordo come fosse ieri. Fu una grossa crisi isterica, ma non fu nel 1932. Quando ci fu la crisi di Wall Street nel 1900? E poi... che numero è? Oh, yes. 5.